Buongiorno a tutti ragazzi, sono il Franz, siete su NBA Revival Zone. Questa mattina mi sono pfizerizzato, quindi ragazzi, sono un po' dolente, non sono al 100%, ma proviamo a dire la nostra sulle due serie di finali di conference, su alcuni movimenti che ci sono stati, soprattutto per quanto riguarda il mercato degli allenatori nell'ultima settimana, e poi una piccola considerazione barra similitudine su due draft specifici. Si parte! Eccoci qua, parliamo di Eastern Conference, parliamo di Milwaukee Bucks, Atlanta Hawks, perché nell'aspettare gara 3 si è svolta ieri notte gara 2, è stata una blowout game, ovvero una partita senza storia. I Milwaukee Bucks hanno pareggiato la serie 1-1 senza praticamente soffrire, la partita era finita già nel primo tempo, c'è stato spazio un po' per tutti, da insomma sottolineare il rientro in campo di Cam Reddish per gli Atlanta Hawks, un giocatore importante che rientra da un infortunio grave al tendine d'Achille, ma in una partita del genere dominata dai Bucks, qual è la cosa che è balzata all'occhio più di tutte? L'adeguamento difensivo che in parte c'era già stato in gara 1 sul pick and roll di Trae Young. Trae Young che ha iniziato la partita sfacciato come al solito e poi effettivamente i Bucks lo hanno limitato moltissimo. Non c'è stata la solita presenza fisica di John Collins e Clint Capela, che in gara 1 avevano dominato sotto i tabelloni, soprattutto a rimbalzo offensivo, sembrando molto più attivi, molto più in palla dei vari Lopez, Portis e dello stesso Giannis. Si è ripreso Chris Middleton, che in gara 1 ha avuto una delle poche partite no finora della sua post-season, ma abbiamo visto che di fatto Chris Middleton è il giocatore chiave dei Milwaukee Bucks, non per le statistiche, perché quelle le avrà sempre comunque in mano Giannis, ma perché è il giocatore a cui va la palla in mano, soprattutto nelle partite tirate, nelle partite punto a punto. In gara 1 è totalmente mancato Chris Middleton, mi pare avesse chiuso con 0 su 9 dall'arco, 0 su 8. In questa gara 2 è tornato, sta di fatto che comunque hanno giocato poco i titolari, di fatto è stata una gara sostanzialmente di riposo, decisa dopo un quarto e mezzo, un po' come nelle precedenti due serie degli Atlanta Hawks. Sia con i Knicks che con Philadelphia avevano vinto gara 1, in gara 2 è stata una disfatta più o meno con i Knicks, ma con Philadelphia è stata decisamente una disfatta. Cosa aspettarci ora da gara 3? Io mi aspetto che le squadre scendano in campo esattamente come sono scese in gara 2, ma col pubblico di Atlanta, nel palazzetto di Atlanta, con tutto l'entusiasmo che circonda questa sorprendente squadra. Una considerazione aggiuntiva che avevo già fatto nel mio video dell'altro giorno non è la serie di Danilo Gallinari, che dopo essere stato il peggiore in plus minus nella gara 1 con meno 15 è stato uno dei peggiori anche in gara 2. Lui, ribadisco, i punti li metterà probabilmente sempre, più di una decina quasi sempre, ma fisicamente soffre troppo nella metà campo difensiva contro i lunghi dei Bucks. Detto questo, spero sarà una serie equilibrata. Solitamente dopo, quando terminano gare di questo tipo in cui c'è una squadra che stradomina, si fa presto a dire Bucks 4-1, Bucks 4-2. Andiamoci piano, perché avevamo detto la stessa identica cosa con i Philadelphia 76ers. Quindi gustiamoci questa serie e andiamo ad ovest. Andiamo ad ovest perché si è disputata gara 3 tra Suns e Clippers, non la notte scorsa, quella prima. Sostanzialmente è stata una gara molto simile a quelle precedenti, si è giocato a Los Angeles, c'è stato qualche adeguamento difensivo da parte dei Clippers, ma non così tanti. Secondo me la partita l'hanno persa i Suns, perché i tiri, le percentuali pessime di Chris Paul e di Devin Booker non sono tanto dovute ad adeguamenti difensivi o a difesa forte dei Clippers, che comunque c'è stata, è superiore a gara 2, ma a cattive percentuali, perché i tiri comunque erano buoni. Sia Chris Paul che Devin Booker hanno tirato malissimo, mi pare 5 su 19 Paul e 5 su 21 Booker. Se i Suns dovessero continuare a giocare in questo modo, a creare tiri qualitativamente ottimi come quelli che hanno creato fino adesso, secondo me la serie se la portano a casa.
C'è però un punto interrogativo: lo stato di forma dell'infortunio di Cameron Payne, che ha giocato 4 minuti in gara 3, poi si è fatto male, è stato finora nella serie il giocatore più decisivo per i Phoenix Suns. Va bene i 40 di Booker in gara 1, ma l'apporto che ha dato Cameron Payne in contumacia mentre Chris Paul non c'era è stato veramente molto 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 importante, ed ora non ha un backup. Chris Paul, quando esce, si è visto notevolmente in gara 3. Quando usciva Chris Paul, il fatto che mancasse Cameron Payne è stato un grosso problema. Altre news in attesa di gara 4 che si disputerà questa notte: Kawhi Leonard ancora out, e continuo a dire che se ha una lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio difficilmente lo vedremo in campo per il resto di questa stagione, ma lo tengono lì perché non si sa mai, che un po' d'olio, non lo so, comunque lo tengono lì. Anche in questa serie, come nell'altra, le chiavi della vittoria dei Bucks e eventualmente dei Clippers passano in tutto e per tutto per la difesa sul pick and roll. Non c'è niente da fare, i Bucks nello specifico con la difesa su Trae Young, i Suns hanno due giocatori che giocano magistralmente i pick and roll, uno è Chris Paul ovviamente, l'altro è Devin Booker, che è cresciuto molto. La difesa dei Clippers deve in qualche modo forzare alcune situazioni, soprattutto nei pick and roll. Lo abbiamo visto spesso in gara 3 con Paul George, spesso anticipare, provare a passare davanti al secondo blocco, perché vengono portati due blocchi in punta, di solito Crowder e Dayton. Paul George ha forzato molte volte, ha cercato l'anticipo molte volte sul blocco di Ayton, a volte è riuscito il blitz, altre volte ovviamente se vieni saltato il palleggiatore aumenta di velocità, i Suns trovano canestri facili. Quindi per me la chiave per i Bucks e i Clippers è assolutamente la difesa sul pick and roll degli avversari. Per quanto riguarda i Suns, per me se continuano a giocare in questo modo hanno il coltello dalla parte del manico. Per quanto riguarda gli Hawks, devono metterci quello che hanno messo in gara 1, fisicità sotto canestro, e giocatori che non si chiamino Trae Young devono fare più probabilmente di quello che gli viene chiesto. Passiamo ora alle questioni legate agli allenatori. Perché? Perché Carlisle è andato a sedersi, anzi a risedersi, sulla panchina degli Indiana Pacers. È stato il suo primo lavoro da head coach nella panchina degli Indiana Pacers nel 2003, dal 2003 al 2007. Quindi è arrivato e si è gustato subito, dopo poche partite, il Malice at the Palace. Certo, squadra non semplice da allenare, con Artest, Reggie Miller, Jermaine O'Neal, Steven Jackson e quelli lì. Torna ad Indiana e per me la presenza di Carlisle è garanzia del fatto che Indiana non voglia smantellare. Infatti Carlisle ha subito blindato Miles Turner, che è uno di quei giocatori a poco prezzo, relativamente poco prezzo, che potrebbe far comodo, avrebbe potuto far comodo a tante squadre. L'ha subito blindato, il roster è praticamente fatto, perché continua a dire che i Pacers hanno un quintetto base di tutto rispetto con Brogdon, LeVert, Warren, Sabonis e Turner. Ecco, l'unico che potrebbe eventualmente rientrare in logiche di trade e mercato è TJ Warren, che ha saltato tutta la stagione, che è in scadenza di contratto e quindi potrebbe essere appetibile a squadre che cercano contratti in scadenza, squadre che sono in rebuilding, per esempio. Why not gli Orlando Magic, magari Terrence Ross in cambio, che voglio dire, non lo butterei via. Comunque sono ipotesi mie che mi stanno venendo in mente adesso. Per il resto Carlisle è garanzia comunque di non voler rebuildare o ripartire da zero. C'è poi la conferma di Chauncey Billups a Portland, e questa è francamente un'incognita. Billups ha la prima esperienza da head coach in una squadra in cui c'è la tua superstar Lillard, che è scontenta della situazione che si è creata negli ultimi anni. Non so se sia un segnale di rivoluzione questo, ma la situazione Lillard è assolutamente da monitorare, perché io mi aspettavo che prendessero un allenatore, non lo so, forse più credibile di un Chauncey Billups, che ha la prima esperienza, però fatto sta che la scelta è stata questa,
La situazione per quanto riguarda Portland è tutta tutta in divenire. Sicuramente muoveranno, come muoverà anche Boston, dove si è seduto Ime Udoka. Come ho detto nel precedente video, se ne parla un gran bene da anni. Finalmente ha una panchina, e ha una panchina pesante, perché quella dei Celtics lo è. Si stanno muovendo, Brad Stevens si sta muovendo all'interno del suo nuovo ruolo, e aspettiamoci anche in questo caso movimenti da parte dei Boston Celtics. L'ultimo allenatore è Jason Kidd a Dallas, così mi ricollego alla curiosità che volevo dirvi riguardo a similitudini tra draft. Kidd arriva a Dallas, dal mio punto di vista è giusto per un giocatore come Luka Doncic da un punto di vista tecnico, però c'è una squadra da allenare, non c'è solo Doncic da allenare. E nelle precedenti esperienze ai Nets e ai Bucks da head coach non è che abbia fatto benissimo. In carriera ha un record sotto il 50% di vittorie, atterra a Dallas dove ha vinto l'anello nel 2011, è stato raccomandato da Carlisle, sicuramente voluto da Cuban. C'è anche Dirk Nowitzki che è entrato a far parte dello staff dei Mavs alla ricerca di gente da mettere nel front office al posto di Donnie Nelson, pare l'abbiano trovato in Harrison, ma insomma staremo a vedere. Certo è che Kidd, da un punto di vista tecnico e per far di mentore nei confronti di Luka Doncic, credo sia il massimo a cui Doncic stesso potesse ambire. E parlando di Doncic, e quindi di draft del 2018, ci sono delle analogie curiose. La prima scelta è stato un centro che al momento, insomma, è dominante, Ayton, possiamo dirlo. Due centri quindi dominanti, Hakeem Olajuwon e DeAndre Ayton. In entrambi i casi non c'è da dire nulla sulla loro prima scelta, mettiamo i puntini su lei. Alla numero 2, Marvin Bagley e Sam Bowie, ovvero due lunghi che la cui carriera è stata completamente distrutta dagli infortuni. Spero per Bagley che si riprenda e possa ripartire da dove era, dal perché è stato scelto alla 2 davanti a Doncic. E poi alla 3, il draft dell'84 aveva Michael Jordan, quello del 2018 Luka Doncic, due giocatori che di fatto, uno sicuro Jordan, Doncic potrebbe in futuro prendere le redini di questa lega, portarla in alto e perché no competere anche da un punto di vista di immagine e statistico nel discorso GOAT. È ovviamente prestissimo, però queste analogie tra il draft del 1984 e il draft del 2018 cominciano a essere sinistre. Bisognerebbe scendere ancora di più nelle scelte per vedere magari chi è stato scelto nella stessa posizione di Trae Young, per esempio. Comunque, magari questi sono video che faremo a parte. Per quanto riguarda le altre panchine, ci sono Orlando, Washington e i Pelicans che ancora cercano. Io rimango su Becky Hammon per quanto riguarda Orlando. Su Washington dipende molto da cosa vorranno fare con Bill e Westbrook. Sui Pelicans, visto che D'Antoni non è andato a Portland, perché non prendere D'Antoni e correre un po' con Zion e Lonzo magari? Diamo via sti cessi di Adams e Bledsoe. E con questo ho finito, ragazzi. Ditemi la vostra su chi è secondo voi la favorita tra Bucks e Hawks, la favorita tra Clippers e Suns. Ditemi la vostra ovviamente sulla Fair Kid ai Dallas Mavs, per voi è giusto o meno. Per il resto usate ovviamente i commenti, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi le novità targate Franz ed NBA Revival Zone. Un saluto.